Grazie per essere intervenuti, state comodi, si sente bene, perché dovrò parlare a lungo, non mi spaventate, perché il testo non è mio, è di Raffaele Fragara, al quale facciamo un applauso. Ringrazio Raffaele che mi ha scelto come suo lettore ufficiale, quindi il testo è suo. Quindi vi ringrazio di essere venuti a questa serata organizzata dal gruppo teatrale della nostra associazione Ex Alunni del Liceo Garibaldi. Siamo qui per rendere omaggio con uno spettacolino ad un grande figlio di Napoli, perché è nativo di Castellammare di Stabia, un grande figlio di Napoli, mi riferisco a Raffaele Viviani, che con la sua arte segnò un'intera epoca della vita partenopea ed italiana, e la cui memoria si perpetua ancora tra gli addetti ai lavori e tra gli appassionati. Raffaele Viviani fu versatilissimo, fu scrittore, grandissimo drammaturgo napoletano, grande attore in vernacolo, poeta, musicista, capace di trasformare un'umanità infinita in ogni suo dramma o commedia, in ogni sua poesia, in ogni canzone spesso nata a commento di rappresentazioni teatrali. E segnò, mi ripeto, un'intera epoca con i suoi tanti personaggi, forgiati con sottile ironia popolare nella cruda, autentica realtà, talvolta deformata nel grottesco, ma sempre tenendo in primo piano la vita vissuta e raccontata con verità e dovizia di particolare. Di lui si disse giustamente che le sue opere, quali che fossero, non si ascoltavano, ma si vivevano. E si vivevano perché ancora prima degli spettatori le aveva vissute e sentite l'autore, riproducendole poi con quella sincerità e semplicità che costituiscono il tono degli artisti veramente soli. Come non credervi? Questa sera siamo qui per dare una dimostrazione di quanto detto, con accenno ovviamente non esauriente alla produzione del nostro artista, che è immensa. Raffaele Viviano, sì Viviano, questo è il suo vero cognome, che poi fu successivamente trasformato in Viviani dallo stesso Raffaele, che lo ritenne più artistico, come si usava una volta, più teatrale. Nacque a Castellammare di Stabia il 10 gennaio del 1888, all'1:20, figlio di un cuore d'oro di Roma, così descrisse gli stesso la mamma dalla vita alle scene di quest'opera. Al secolo la mamma Teresa Sansone e dell'omonimo Raffaele, il papà si chiamava anche lui Raffaele, cappellaio, che più tardi divenne vestiarista teatrale. Il piccolo Raffaele dimostrò sin dalla prima infanzia il suo talento, prendendo parte a numerose commedie teatrali. La passione per il teatro gli era stata trasmessa dal papà, appunto di nome Raffaele, gestore dell'Arena Margherita di Castellammare di Stabia, teatro nel quale recitavano i poveri Pulcinelli del tempo. Il disagiato cappellaio, per un sequestro tributario al suo magazzino, il giorno dopo la nascita di Papiuccio, fu costretto a tornare a Napoli, città natale, con tutta la famiglia, e ad avviare una serie di collaborazioni con diverse compagnie napoletane, in qualità di fornitore di costumi e attrezzi scenici. Trasferitosi a Napoli grazie al recupero di materiali di scena, sfuggiti al sequestro, mise su un piccolo teatro per compagnie di cui più un teatrino non più esistente, il Massaniello, noto come il Casotto, che sorgeva in piazza dei Tribunali, ed era un teatro di legno dal perimetro esterno rettangolare con copertura di capanna in tela incalfanata. L'esordio teatrale del Viviani avvenne invece nel 1892 al Nuovo San Carlino, quando Papiuccio, così veniva chiamato da bambino, a poco più di 4 anni si esibì vestito di un fracchettino rosso al fianco della sorella Luisella nel Teatro dei Cubi a Porta San Gennaro, in sostituzione del tenore Gennaro Tregi, ammalatosi. Fu un successo.
Da quella sera iniziò per lui una vita di stenti e sacrifici, una vita da sfuglizzo, così come ci è rammentata nella sua Guaglione, da, proprio da Raffaele Durante. Prego. Sì, ma non mi grava. Un microfono, va bene, lo meno. Guaglione, quando giocavo lo strumma, Alice e Fiorella, a Ciaccia, a Mazza e Pivaz, con lui che era il formello, se mi indagava dentro con i figli e Panamà, e mi ascoltava il solito che non voleva i fanno. E come ci frenavano, sempre gli dice tu, e mamma ce l'avevano una minuta e quarto d'ora. Di un gay fatto cagare per intrezzato per far prete, si aiuta in coppa nastica per andare a comete. Fumare ci mandavano spesso da tutti i panni. E in cuore ci accettavano, senza sentire una mano. E guarda, sembra il fatto che lo fa seguito a tutti. Ma i poti ci afferravano con schiaffi e scorzottoni a casa e ci portavano. Tu padre che imparà, ma manca i figli loro sapevano educare. A 12 anni, a 13, tanta piezza e stucchioni, che niente mai capivano perché sembra qualcuno. A scuola ci salavano una partita che fa fuori. O giusto vita o massimo faceva firma sola. Po' grosso, senza studi, senza arte e senza parte, prendiamo per perderci, femmina, vigna, carte, dichiaramente a piccola, e sciure in gioventù, il tantero calcio, senza poter scegliere. Poi ripassiamo insomma, Alice e Fiorella, a Ciacci e a Mazza e Pivaz, quello che le formella, ma a 12 anni, a 13, Cafamma, ecco, capì, dice, non può essere, sta vita è da fermare. Pigliamoci la barra, raffermi, fai tu, e mi mettete a correre, qua, E, I, O, U.